Buongiorno a tutti cari amici! Gesù guarisce molti zoppi ciechi che tanta folla metteva sotto i suoi piedi, ma a un certo punto un verbo bellissimo, splanchizomai, provò compassione. Splanchizomai viene da tasplankta, che significa le viscere, l'interiora. Questo movimento di vera empatia, di compassione, questo sentire dentro di Cristo nei confronti della folla, della gente che digiuna, che non ha un disagio spirituale, non è che ha un problema particolare, semplicemente ha fame, inedia, proprio fame fisica, no? E lui sente questa fame dentro di sé, che bello, no? Come una mamma che porta il bimbo nel proprio grembo e sente i suoi movimenti, come una mamma che sente il disagio per il proprio figlio, Gesù sente nel suo stomaco il digiuno della gente. Bello questo, no? Perché se tu stai male, Gesù sente nello stomaco il tuo malessere. Lui, prima ancora che percepire la tua preghiera, percepisce il tuo dolore, percepisce la tua sofferenza e lo sente dentro di sé, perché le sue viscere si muovono. Bellissimo. Dio ha viscere che si muovono. Nel suo stomaco è la tua sofferenza, il tuo disagio. A un certo punto dice, guarda, non voglio rimandarli, tanto che quanti pani avete? Quanti pani hai tu? Cioè, guardate che Gesù avrebbe potuto compiere un miracolo enorme, tac, ti do il pane, creare dal nulla, invece no, dice, quanti pani hai tu? Fammi capire, quanti ce n'hai? Dissero, guarda, 7 pani, ma che cosa possiamo trovare in questo deserto? Ecco, quella è la situazione in cui spesso noi ci troviamo, diciamo, le persone che abbiamo accanto a me, i nostri genitori, i nostri amici, le persone che ci circondano hanno fame, forse hanno fame della nostra presenza, forse hanno fame di noi stessi, chi lo sa, ma noi ci troviamo in un deserto, pensiamo di non riuscire a dare nulla, di non avere nulla di buono da dare, se ce l'abbiamo magari non so, non gli piace, non lo so. Si dice, guarda, dammi quei 7 pani che hai, quei pesciolini, non ti preoccupare, sarò io il moltiplicatore delle tue risorse. Allora, anche noi sentiamo dentro il bisogno di fame, di felicità, di sete, dell'amico che tu hai di fronte a te. E quando tu pensi di trovarti in quel deserto esistenziale da non poterlo sfamare con nulla, forse basta un sorriso che è moltiplicato Gesù Cristo e la sua felicità. Buona giornata!